Scusate, non guardo il telefono per guardare, ma solo per moderare la presentazione, quindi non sono maleducato. Buongiorno, grazie Roberto a tutti di essere qua questa mattina. In realtà io, come accennava Roby, sono in rappresentanza di un gruppo di 6 persone che rappresentano e portano avanti questo spazio collaborativo di stampa tipografica che si chiama Archivio Tipografico, appunto. E per presentare al meglio le persone che insieme a me, che sono tutte un po' matte, partecipano a questa cosa, ho pensato di iniziare la presentazione con un video di uno dei nostri ultimi lavori fatto in collaborazione con gli eBoy. Immagino che molti di voi conosceranno gli eBoy, che sono i padri fondatori e maggiori esponenti da quella che viene chiamata pixel art. Sono famosi per queste assonometrie deliranti di città sparse del mondo. Io li conosco da un po' di anni, da quando lavoravo a New York, e gli ho chiesto volevo fare qualcosa con loro che fosse legato alla tipografia per avere un progetto che ci rappresentasse anche non solo visivamente, ma anche nel nostro modo di lavorare, quindi come vedremo poi successivamente, sovrapponendo gli ambiti dell'analogico e del digitale, cercando uno spazio di intersezione che è quello che probabilmente dal nostro punto di vista è più interessante visivamente. E loro ci hanno chiesto un po' di foto, un po' di materiale, sono arrivati con un'illustrazione fatta al pixel, come c'era scritto prima, di 25 dpi, quindi 25 punti pollice, e noi ci siamo fatti fondere da una fonderia a Milano che ancora esiste, 3000 quadratini di piombo, e li abbiamo utilizzati come fossero caratteri mobili per riprodurre questa illustrazione. Questo è il disegno originale in Photoshop, fatto pixel per pixel. In realtà io sono abbastanza riconoscibile, in basso, al centro, più o meno barba e occhiali aiutano sempre. In realtà Archivio Tipografico, le altre persone rappresentate, ve le presento velocemente qua, sono Emanuele, da sinistra a destra, Emanuele che è il fondatore dello spazio, del progetto, Anna, due Davide e Gabriele. In realtà esiste un settimo componente dell'Archivio Tipografico che credo sia anche un po' più peloso di me, che è il nostro bulldog francese che si chiama Gutenberg, che in realtà non fa nulla se non dormire tutto il tempo. E Archivio Tipografico appunto è un laboratorio che si dedica alla stampa tradizionale a caratteri mobili, quindi come si faceva da Gutenberg fino a 50 anni fa più o meno. È uno spazio di quasi 400 metri quadrati che e si trova nel quartiere di Valdocco, vicino alla Basilica di Maria Ausiliatrice. Ad oggi conta circa 1500 cassetti di caratteri, come questi banconi che vedete qua da Maria e Andrea. I nostri sono pieni di caratteri di piombo e legno. 9 macchine da stampa, varia attrezzatura tipografica che nel tempo
è stata collezionata da Emanuele quando le vecchie tipografie dismettevano questo materiale per passare alla stampa offset e alla stampa digitale oggi. Quindi noi, come detto, stampiamo in letterpress. Oggi si usa questo termine anche probabilmente nel titolo che avrete intravisto, The Craft of Letterpress. Letterpress non è altro che l'italiano di tipografia, letterpress, stampa di lettere. L'etimologia della parola tipografia vuol dire proprio quello, grafia dei tipi. I tipi sono i caratteri mobili. Oggi con tipografia invece si intende qualsiasi tipo di stamperia, in realtà era questo. Quindi noi stampiamo lettere, ci consideriamo i nipoti, i grandi nipoti di Gutenberg, lì forse non si vede tanto, sul terzo dei nostri flyer c'è scritto conservazione, studio e esercizio dell'arte tipografica. E questi sono i nostri flyer, che se volete ce n'è qualcuno lì all'ingresso, potete prenderli, sono composti tutti a mano, rigorosamente con caratteri mobili, questa è la foto della composizione. In questo caso abbiamo usato, piccola nota per chi è grafico, abbiamo usato il Forma, che è un carattere italiano del Fonderie Nebbiolo qui di Torino, che era la risposta appunto italiana ai più famosi Universe dell'Elvetica, più o meno dello stesso periodo. E dal 2000 al 2010-11 Archivio Tipografico era puramente una collezione, Emanuele collezionava il suo materiale e quindi c'è la parte di conservazione di quello che è il nostro statuto. Dal 2011-2012 sono arrivato io, sono arrivati gli altri ragazzi e abbiamo aiutato Emanuele a mettere in piedi lo spazio in un modo più operativo, quindi catalogando i cataloghi, preparando la macchina, facendo tutto un lavoro di promozione. E quello che vedete qua è lo spazio che usiamo oggi, perché prima eravamo in uno spazio più piccolo, leggermente fuori dal centro. E questo qua è un anamorfismo fatto dai True Design nel nostro laboratorio, che indica 23,56, è specchiato perché i caratteri mobili, essendo a stampa diretta, sono specchiati, e l'altezza dei caratteri tipografici, quindi tutti i caratteri indipendentemente dal corpo, l'altezza di stampa, cioè dalla base su cui si appoggiano a dove arriva l'inchiostro della carta, sono sempre alti 23,56 mm, quindi è un numero chiave per noi e ci piaceva rappresentarlo nello spazio. Per noi questa tecnologia era nuova, cioè come io ho finito di studiare negli anni 90 e si cominciava a lavorare tutto sul computer, sul digitale, l'internet, queste cose qua. Soprattutto per i ragazzi più giovani che ci aiutano in tipografia, questa era una cosa totalmente nuova. Non l'avevano mai vista, non ne avevo mai sentito parlare. Un po' come per quelli di qualche anno più anziani come me, il digitale per loro era questa cosa qua. O comunque era tutta da riscoprire e rimettere in pratica. E quindi abbiamo chiesto a una serie di insegnanti e vecchi tipografi in pensione di venire da noi e insegnarci il vero mestiere, quindi come si compone nel modo giusto, come si stampa nel modo giusto. E loro sono stati super felici di farlo perché, come dicevo prima, questa tecnologia nel giro di un paio di decenni è sparita e queste persone, molte di loro, sono rimaste senza lavoro, più che l'aspetto del senza lavoro, che vabbè, sì, era l'aspetto di non poter più fare queste cose, di non poterle più trasmettere. Quindi quando noi li abbiamo chiamati, loro sono stati felicissimi, in cambio di una cena, un paio di bottiglie di prosecco, è andata benissimo. E la stampa tipografica in realtà rientra nell'ampio spettro della stampa rilievografica, quindi i caratteri sono delle matrici in rilievo e quindi noi in tipografia non stampiamo solo caratteri, ma stampiamo tutto ciò che è una matrice in rilievo, come in questo caso un'incisione in linoleum o potrebbe essere in legno. E l'ho messa qui perché quell'incisione lì fa parte del libro Tipi di Torino, che se volete lì ce n'è una copia. Tipi di Torino è un libro interamente stampato su carta Fedrigoni, che ci ha permesso di prendere il Silver Prize al Top Awards dell'anno scorso. Un progetto fatto a sei mani tra noi, la casa editrice che l'ha pubblicato, che è Print About Me, qui di Torino, forse voi la conoscete, e l'illustratrice, che è Giulia Garbin, che ha fatto le incisioni in linoleum. Il libro racconta cinque storie di cinque tipografi, incisori e compositori, tra l'altro uno di quali è uno dei, credo sia l'ultimo
incisore della Nebbiolo ancora vivo. Appunto queste cinque storie sono state illustrate con le immagini di Giulia, che sono dei linoleum stampati a due colori, e accompagnate da dei brevi testi composti a caratteri mobili. E la tiratura è una tiratura limitata, sono 300 copie numerate. E quindi ho inserito questo lavoro per così contestualizzare un po' l'aspetto che il nostro obiettivo non è una reinterpretazione nostalgica di un effetto di stampa o di una tecnica, ma è più che altro l'idea, la volontà di utilizzare una vecchia tecnologia, ma in un modo contemporaneo, per aspetti qualitativi della stampa, cioè il processo di stampa. È un processo che non è superato ancora dal punto di vista della profondità dell'inchiostro nella carta. Cioè, infatti, anche se poi toccate un po' di cose che vi ho portato lì, c'è una tattilità legata a questo effetto di stampa, essendo una stampa diretta. Ma anche contestualizzarlo in un aspetto più ampio di studio e ricerca del carattere, cioè del font, perché soprattutto a Torino c'è una grossa storia in questo aspetto. Anche per questo questo libro era un omaggio a chi nel passato, nello scorso secolo, ha portato avanti questo mestiere, e soprattutto legato alle fonderie Nebbiolo, che le ho già nominate. Per chi non lo sapesse, le fonderie Nebbiolo, c'è ancora il fabbricone abbandonato in Corso Novaro, angolo via Bologna, di fronte dove c'era il palazzone Torok delle Olimpiadi, e per un secolo e mezzo hanno prodotto caratteri mobili e li vendevano in tutto il mondo, quindi era un'eccellenza italiana, torinese. Soprattutto perché è stata una delle prime fonderie ad avere un dipartimento creativo interno, quindi i caratteri che fondevano e che vendevano alle tipografie erano disegnati internamente. Le figure di spicco erano Aldo Novarese, Giulio da Milano, Butti. E quindi in quest'ottica, per quello che ci piace, che ci entusiasma di questa cosa, è va bene, guardiamo al passato per capire qual è il presente, quale può essere un possibile futuro nel nostro mestiere di progettisti. E questo poster che abbiamo fatto per una mostra che c'è stata all'Esio di Urbino un paio di anni fa, credo, una mostra dedicata a Francesco Griffo, che era l'apprendista di Aldo Manuzio, sull'italico, sul corsivo. In inglese il corsivo si chiama italic, appunto perché era storicamente attribuito a Manuzio, quindi a un italiano, e quindi ancora oggi in inglese si dice italic. In realtà la storia ha poi smentito questa cosa: l'italic, il corsivo, era stato inventato da Griffo, che era il suo allievo. E allora c'era tutta questa mostra costruita su questa storia, ci hanno chiesto di fare un poster e noi abbiamo preso un carattere che non era italico, che non era corsivo, e con un sistema di rotazioni e di spostamenti di filetti l'abbiamo reso italico. Era un po' una polemica ironica ai software non professionali di grafica, dove i caratteri possono essere messi in corsivo, snaturando un po' anche il lavoro del type designer. Questa è una foto della forma. Ci interessa anche molto la tautologia, la connessione che si crea tra ovviamente forma e contenuto, ma anche tra processo di stampa nello sviluppo di progetti. Questo è un poster realizzato per Nicoletta Dallanise, che è la proprietaria di un bed and breakfast nel nostro quartiere, molto molto bello, carino, e lei ha tutta una serie di attività legate sul territorio per promuovere il turismo in una forma più artistica, culturale. Questo è un poster che lei ci ha commissionato per fare appunto per promuovere queste sue iniziative. Mi spiace, non si vedrà tantissimo. Questo poster è stampato in due passaggi, il nero ovviamente sono caratteri mobili, e sul lungo tutto il poster ci sono delle linee bianche molto leggere, forse si intravedono qua, non tanto, qualcosina. Queste linee sono stampate con una corda, cioè abbiamo realizzato una matrice partendo dalla corda, perché il messaggio che lei voleva passare era quello legato agli urban travelers.
E appunto, come si legge lì in italiano, le città sono reti intessute da chi le abita, i viaggiatori impianano a camminare sui loro fili. Quindi abbiamo usato un materiale che era espresso nel concept di questa cosa e l'abbiamo riportato sulla forma stampante. Questa è una foto di come abbiamo realizzato la matrice, una base di legno con delle corde incollate sopra. Quindi abbiamo realizzato in modo craft, se vogliamo fare un riferimento al tema di oggi, una matrice rilevografica di stampo. Io quando ero studente c'era molto questa idea, questo concetto, si sentiva dire tantissimo la stampa è morta, tant'è che io alla fine la mia prima discussione di tesi, il vecchio diploma di laurea di tecnica arti della stampa, ho fatto una tesi sul libro elettronico, ero più interessato alla tecnologia, ai formati, allo sviluppo di quelle cose lì. In realtà voi tutti me lo potete confermare, la carta non è morta, io dico meno male, ma non, probabilmente era solo una speculazione così da social media, non lo so. E per la carta stampata è un mezzo di comunicazione, dipende cosa se ne fa di questo mezzo di comunicazione. Allo stesso modo, quando è nata la televisione, la radio non è morta, tutt'oggi televisione e radio coesistono, è solo una questione di funzione di quello che se ne fa del mezzo di comunicazione. E in quest'ottica qui, quello che facciamo noi in stampa ha senso per un certo genere di cose, non per tutto ovviamente. E l'Ave Maria, appunto, ho messo questa preghiera per fare un collegamento alla stampa che resuscita in qualche modo, in realtà è un piccolo progetto che abbiamo fatto. Abbiamo questo pezzettino di piombo che vedete lì in mezzo, è un corpo 6, cioè una cosa minuscola, non so, saranno 5 mm. Sulla parte stampante, sulla parte rilevografica, c'è incisa a mano l'intera Ave Maria in latino. Era un gadget che le fonderie Nebbiolo davano ai visitatori degli stabilimenti per pavoneggiarsi dell'incredibile efficienza dei loro pantografi, che quindi potevano riprodurre cose minuscole. E un tipografo un giorno arriva da noi e dice: "Ah, io ho trovato in un cassetto 50 Ave Marie". E ho detto: "Vabbè, che cosa ce ne facciamo di queste 50 Ave Marie?". Allora gli abbiamo costruito un progettino intorno di piccolo packaging, riproducendo in caratteri mobili i testi che accompagnavano il packaging originale di questa cosa. Gli abbiamo fatto la sua taschina per inserirla e l'abbiamo poi messa in vendita sul nostro store, così per i matti come noi, affezionati alla tipografia. Caratteri tipografici ne abbiamo tanti, ho già parlato della Nebbiolo. La Nebbiolo, tra i tantissimi caratteri che ha prodotto, questo è il neon. Il neon è un carattere unico nel suo genere, in quanto, come potete notare da questo piccolo poster specimen che noi ogni tanto ci divertiamo a fare, prendere tutta la polizza di un carattere, metterla in un poster, dargli una forma e ne stampiamo un centinaio di copie per averli lì e per divertirci. Il neon, dicevo, è un carattere unico in quanto il disegno, le proporzioni cambiano in funzione del corpo. È una cosa che non si faceva, quindi immaginate che per ogni corpo devono esserci delle matrici di fondita diverse. Giulio da Milano era probabilmente matto quanto lo siamo noi, aveva inventato il cosiddetto variable font. Oggi si sente parlare tanto di variable font, che sono i font che si adattano soprattutto sui web fonts per i siti, si adattano in base ai breakpoints, varie esigenze di display. Lui in realtà l'aveva già fatto nel 1935, senza saperlo ovviamente. E appunto su questo concetto, questo è il nostro biglietto di Natale, che è, la parte in nero è stata composta con i vari pesi e dimensioni del neon, la parte in verde su verde, quella molto alta, in realtà è una matrice di legno che abbiamo realizzato noi a partire da file digitali, andando ad analizzare il neon nei suoi vari corpi, nelle sue varie proporzioni, e immaginare, perché il piombo del neon veniva prodotto fino al corpo 72. E lui ha detto: "Come sarebbe comportato il neon se fosse prodotto a 360 punti?"
E il risultato appunto è quella roba lì che avete visto prima. Qua c'è la sua matrice tagliata al laser, a partire ovviamente da un controllo numerico di vettori di un type, di un font. E qua un po' si vede il primo tentativo di variable font in base ai corpi su una schermata di Glitz, che è un software di progettazione caratteri. Questo per introdurvi anche un'altra cosa che facciamo in archivio tipografico, che è il puro lavoro di type design. Abbiamo iniziato facendo dei font revival, quindi abbiamo selezionato dei caratteri che secondo noi valeva la pena digitalizzare, come questo è stato uno dei primi, che è il Gerallus, sempre della Nebbiolo. E in realtà non è solo una mera trasposizione di un vecchio carattere ad uno nuovo, ma c'è tutto un processo di interpretazione affinché questo carattere o questi caratteri possano essere usati anche come caratteri su tecnologie moderne. Quindi se devo andare in stampa offset avrò bisogno che questo carattere abbia delle certe caratteristiche, ma anche per imparare noi stessi di più sulla storia di quei caratteri da un punto di vista formale, cioè quindi tutte le parti comuni alle varie lettere, gli spessori, il kerning e quant'altro. Questa è l'impunabula, il Cairoli, che si sta evolvendo parecchio ultimamente, questa è una delle sue forme definitive. Il resto l'avete visto nel poster degli Urban Travelers prima. E questo processo ci ha portato anche ad avere delle commissioni, ovviamente dal mondo che ci ruota intorno. In questo caso è un font disegnato per la casa editrice Taschen, per la quale io collaboro, ovviamente, come diceva Roby. Abbiamo ridisegnato, Taschen ha fatto un reprint, una anastatica di questo libro di Baldwin, del testo di Baldwin, le fotografie di Avedon. A sinistra c'è la vecchia copia. Noi abbiamo esattamente ricostruito quel font digitale perché potesse essere ristampato con tecniche moderne, insomma. Oppure questo, sempre per Taschen, è stato un piccolo lavoro in cui abbiamo ricostruito il font del fumetto Little Nemo a partire dallo studio appunto dei fumetti originali, quindi di come erano le lettere. Abbiamo ricostruito anche i numeri che non esistevano. Oltre a tutto questo, noi siamo completamente immersi nel craftsmanship del letterpress revival. Non so se qualcuno di voi ne ha sentito parlare, ma dall'inizio degli anni 2000, quando Martha Stewart, top wedding planner negli Stati Uniti, ha dichiarato che avere un set di nozze stampato in letterpress, adesso tiro giù tutto, in letterpress era la cosa più bella che una coppia di spose poteva fare per comunicare il proprio matrimonio. Da lì è esploso il mondo. Negli Stati Uniti schiere di designer che correvano a recuperare questi vecchi tiraprove da vecchi stampatori, cercato di rimetterli in piedi, e c'è stato un vero e proprio boom. In realtà io arrivo al tipo tipografico dopo un'esperienza negli Stati Uniti, quindi questa cosa l'ho vissuta direttamente in un piccolo studio, e quando sono tornato a Torino volevo continuare a fare queste cose, e per fortuna ho incontrato Manuele e gli altri ragazzi ed è tutto partito. Questo solo per dirvi che noi facciamo anche questo genere di cose, facciamo un sacco di partecipazioni di nozze, di bigliettini da visita, un sacco di stationery. La gente sta tornando a volere i bigliettini familiari con l'intestazione del proprio nome, l'indirizzo, dove manda i ringraziamenti dopo una cena, per esempio. Questo genere di cose. Questa è una partecipazione di nozze che è un ibrido tra composizione a caratteri mobili e matrici. L'illustrazione è appunto una matrice. E ovviamente anche qua cerchiamo di spingere un po' di storytelling tra progetto sviluppato, il carattere utilizzato. In questo caso Lisa Alberto, Alberto ha fatto la proposta a Lisa su una mongolfiera e quindi è stato banalmente trasposto in questa forma. Noi non siamo ci arrivano ogni tanto delle mail o ci scrivono sui social media un sacco di vecchi stampatori e di puristi della tipografia: ah, voi stampate anche con i cliché, quella non è la vera tipografia. In realtà noi è un modo di esprimere un'idea, e va bene mischiarli, integrarli senza problemi.
in realtà poi realizzare dei cliché anche con i testi, ma avendo fatto tutto un lavoro di composizione a mano, eccetera, eccetera, ti permette di avere molta più attenzione al dettaglio sullo stesso carattere, quindi la spaziatura che c'è tra le lettere, il bianco ottico che si crea tra una lettera e l'altra. Cioè, se io ho una D e una I maiuscola, devo allargare uno spazio rispetto a una O che ha una pancia più bianca, affiancato a una A che invece ha un'asta più bassa. Cioè, tutte queste cose che sono super interessanti per chi fa il grafico, ovviamente. Facciamo tanti biglietti da visita, come dicevo, tanti mestieri. Chi vuole biglietti assolutamente classici, il soprano illustrato a sinistra, un pasticcere, un barbiere. Ma poi lavoriamo tantissimo anche con designer, studi grafici, illustratori, artisti, qualcuno è anche presente in sala, la cosa mi fa molto piacere. Questi sono i biglietti da visita che abbiamo realizzato per i Trulli Design, che immagino conosciate, abbiamo fatto l'anamorfismo che vi ho mostrato in precedenza. In questo caso l'idea era che tutti i biglietti fossero diversi e ci fosse una matericità legata al loro lavoro di street artist. Quindi abbiamo dato a loro i fogli 70-100, loro si sono divertiti mezza giornata a fare spruzzetti con le bombole e noi quelli abbiamo stampati mantenendo una matrice di 8 soggetti alla volta. Alla fine il taglio dei biglietti, come si vede qua, ogni biglietto in base a dove cadeva sulla posizione del foglio stampato aveva una sua texture reale, fisica. Scusate, ci ritorno subito. da qui in poi introduco una serie di lavori invece molto più impegnativi da un punto di vista di risorse, tempo e flusso di produzione, che sono stati fatti per la casa editrice Taschen di nuovo, in questo caso come stampa. Vi faccio vedere prima un video se riesco a farlo partire. Sì. E questo appunto è stato un piccolo video backstage che Taschen è venuto a fare di tipografia da noi quando abbiamo stampato il primo della serie, che è Frank Sinatra's A Call. Questa è una serie che credo ormai sia usarita, sono 3 titoli, ne faremo un altro, un quarto, che rientra nel più grande cappello di quello che Taschen definisce Collector's Editions, che non sono i libri che trovate in libreria a 20-30 euro, sono appunto edizioni limitate di vecchi testi accompagnati da delle fotografie inedite tendenzialmente, tirati in una tiratura di 1500-2000 copie, che per loro è una bazzecola, firmate, numerate e vendute a prezzi di copertina dai 200 euro in su. In realtà noi interveniamo in questo genere di lavoro come archivio tipografico per la stampa dei testi, poi le fotografie vengono stampate in offset da un'altra azienda, la legatura del libro viene fatta ancora da un'altra e l'idea qua è di rappresentare appunto dei vecchi titoli che sono stati magari già pubblicati in decine diverse
gli edizioni, ma in questo modo diventano un oggetto da collezione, quindi si innestano su un meccanismo di mercato leggermente diverso da quello del libro normale. E la casa editrice voleva appunto avere una qualità di stampa perfetta per i testi, che fosse il più materico possibile, e la scelta quindi è caduta. Poi ovviamente l'abbiamo fatto noi per il mio coinvolgimento in tasca, anche se in realtà non è per vantare l'archivio tipografico, ma c'era un problema tecnico per questi libri, che non ve l'ho detto, sono di formato abbastanza grosso, sono 40x25 circa, formato pagina. Per stampare le segnature di testo di questi libri c'era bisogno di una piano cilindrica molto grossa, quindi un formato 50-70, che è la macchina che avete visto in funzione nel video. E in America non credo che ce ne siano funzionanti, perché Tasha ha anche una sede in America. In realtà la produzione di questi libri di Collector's Edition viene fatta tutta in Italia. In Italia siamo gli unici ad averla, in Europa c'è qualcuno ancora probabilmente che ce l'ha in Germania, e quindi è anche stata una scelta tecnica venire a stamparli da noi. Io mi sono occupato di tutto il flusso di produzione e di coordinamento tra la casa editrice, perché poi la casa editrice ha sede in Germania, l'art direction di questi libri e la direzione creativa viene fatta negli Stati Uniti, e la produzione stampa viene fatta in Italia, quindi immaginatevi il flusso di lavoro con i fusi orari e quant'altro. E sono volumi estremamente curati in tutti i dettagli, come dicevo prima, con dei limiti tecnici abbastanza spinti. Ovviamente sono stampati tutti con fotopolimeri, che sono cliché fatti da file digitali, come vi dicevo prima, perché ovviamente non esiste il materiale per poter stampare 200 pagine di testo. Immaginatevi quante A minuscole, quante testo in inglese, Y, Z, W, H. Queste sono appunto delle immagini, delle double spreads che abbiamo realizzato. E il quarto lavoro che abbiamo fatto con Taschen, che è fuori da quella collana, è appunto questo libro dedicato a Bob Dylan, che è un formato ancora più grande di quelli che vi ho mostrato prima, che è stato, di cui noi abbiamo fatto solo la stampa della copertina e delle aperture di capitolo, il resto è tutto stampato in offset. Anche questo è tutto stampato su carta Fedrigoni per scelta dell'Art Director, e anche questo ha preso un premio l'anno scorso al Fedrigoni Top Awards. E in questo libro è stato fondamentale il controllo colore dei Pantone, che loro volevano riprodurre. E io 32 minuti e 47 avrei chiuso secondo indicazioni, ma sono disponibile a qualsiasi domanda avviata. Grazie.